seguire nel mio percorso che è cominciato nel 1990 degli esempi. Ero un ragazzo un po' ribelle, perché o si è sottomessi o si è ribelli, io ero un po' ribelle, stavo molto sulla strada, i miei commercianti avevano tanti impegni per cui potevano badare poco a me e io attraverso la strada ho fatto un po' di esperienza e grazie all'Associazione Italiana Arbitri nel 1990 ho in qualche modo cambiato un po' quelle che erano le mie visioni mentali e ho avviato un percorso che mi ha portato, ora vediamo dove. Fare calcio non mi è stato possibile perché, a parte le difficoltà economiche del tempo, io ho avuto un incidente durante il periodo scolastico che mi ha portato ad avere 8 interventi in una mano con relativa amputazione di una parte di questa mano e quindi questo i miei chiaramente che già avevano le loro ritrosie a farmi fare sport, cioè si sono chiusi completamente i margini dello sport e quindi non ho potuto fare la scuola calcio che avrei voluto fare come fanno tanti ragazzi in questa era. Però c'era sempre questo pallino, questo sogno di voler calcare i campi di calcio, di voler portare avanti un'attività sportiva, di voler realizzare qualcosa di concreto e di stare in mezzo agli sportivi, a quelli che amano veramente fare le cose nel rispetto delle regole, nel rispetto anche dello sport. E quindi ho preso in mano per caso nel 1990 una divisa, mi ricordo andai dal notaio Salvatore Lombardo che era l'ultimo arbitro che aveva fatto la Serie A a Marsaglia, ho detto notaio io so che non farò mai quello che ha fatto lei ma lei mi deve regalare un fischietto. Eravamo in via Amendola, questo signore mi disse guarda torna fra 3 giorni vediamo se riesco a trovartelo, io voglio il suo, lui lo trovò, non era il suo, ma da lì partì tutto. Quindi nella città di Manchester si sono incontrate e mancavano gli arbitri, hanno nominato due empire, in inglese significa arbitri, uno per squadra, che dovevano andare a garantire la regolarità della partita. Questa figura già mi colpì e cominciai a studiare questi empire e capì poi che negli anni, si arrivò al 63 col nuovo regolamento del gioco del calcio inglese, negli anni ci fu l'esigenza di avere un'altra figura che nacque proprio sempre tra Scozia e Inghilterra e questa figura altro non era che il vero arbitro che poi si trovò con i due empire che erano nell'evoluzione poi del tempo i due assistenti, i due guardaline. Questa figura era una figura che veniva chiamata di massimo rigore morale, erano alla corte della regina, governatori, insomma persone di una certa rilevanza, di una certa moralità, che si mise questa figura in tribuna all'inizio e col fazzoletto cercava di segnalare delle cose laddove vedeva delle anomalie o dei comportamenti scorretti, fermava le squadre per poi far riprendere correttamente il gioco. Quindi si arrivò a capire che il calcio anche in Italia poteva essere una cosa importante. Allora nel mondo del calcio in Italia di allora questo sport faticava a venire fuori, parliamo del 1898, anche perché la moderna Olimpiade di allora non aveva considerato il calcio come uno sport d'élite. All'epoca era più importante, tant'è che la Gazzetta dello Sport non ne parlava, si chiamava all'epoca La Rosea, e si prestava attenzione soprattutto all'atletica leggera. Era il periodo della 100 km di marcia. È vero o no? È vero o no? Yes. E perché venivano considerati scalmanati o poco per bene le persone che giocavano al calcio allora. Ed era per loro, per i giornalisti, un buffo divertimento di gente che tirava calci ad un pallone. C'era il ciclismo, il Giro d'Italia, anche quello era agli allori della cronaca. Però finalmente un giornalista decise che era il momento di far partire il calcio in Italia. Questo giornalista della Gazzetta dello Sport fu un ex arbitro di calcio, Emilio Colombo, grande giornalista sportivo e fu uno dei precursori di questo movimento, tant'è che nel 1910 nasce la prima nazionale di calcio con l'allora CT Vittorio Pozzo. E praticamente siamo entrati
ci siamo appostati là, abbiamo mangiato come non mai, abbiamo fatto le foto con gli sposi, questi due si guardavano e non sapevano di chi fossero ospiti queste persone che erano lì. Noi abbiamo goduto della serata, era una delle tante serate goliardiche campane, e quindi abbiamo partecipato anche a dei matrimoni senza essere invitati, ma con anche col beneplacito poi alla fine degli sposi che hanno voluto anche fare le foto con noi. Questo era l'arbitraggio, e l'arbitraggio che non è solo campo, ma è anche ciò che accade nelle strutture, tra nell'associazione, nei raduni e nei momenti di incontro, non solo tecnici ma anche conviviali. Gli episodi sono tanti, io non posso raccontarli tutti. Galati, una partita di eccellenza dove una squadra di casa doveva giocarsi la permanenza nella categoria, mi hanno fatto trovare una corona di fiori da morto a centrocampo. Noi siamo entrati chiaramente cercando di afferrare quanto di più solido possibile per evitare conseguenze. Però alla fine è finita bene, calcio di rigore alla squadra di casa, gli ospiti non volevano assolutamente, volevano tornare a casa, me l'hanno detto che dobbiamo fare, noi dobbiamo tornare a casa, ok, torniamo a casa, calcio di rigore al settimo, siamo andati via, si sono portati la corona, siamo finiti tutti a bere, a festeggiare la permanenza della squadra di casa. È un caso particolare, un caso che comunque che è venuto a creare simpaticamente anche con il beneplacito di chi ha perso, però ci sono stati episodi come delle aggressioni che ho avuto a Santo Stefano di Camastra, terribili, con una frangia di facinorosi maschi e femmine, perché poi ci sono anche donne che con il femminile hanno poco a che dividere, ci sono dei soggetti che sono ibridi anche, e quindi praticamente ci sono state le aggressioni a Santo Stefano, a Bibo Valencia ho avuto anche un'altra brutta giornata. Però mi dicevano che fare carriera significava anche non tutelare la squadra di casa, infatti se andiamo a vedere le mie statistiche, io ho un 33% 1, un 33% X e un 33% 2, significa che non ero casalingo, sapevo che si doveva fare carriera anche così e quindi cercavo di essere un po' più, perché poi ci sono 60 decisioni, 20, 20 e 20 statisticamente, 20 bianche, 20 nere, 20 grigie, sul grigio ce la possiamo giocare, tanto basta essere vicini, sei più credibile di tutti gli altri che sono fuori, però questo si acquisisce poi con l'esperienza. Salvatore, dov'è tu? Confortami. Esatto, è così. Gela, andava ad arbitrare con mezzi di sedia all'inizio di soccorso, senza macchina, e mi sono trovato anche a dormire con dei clochard in una stazione a Gela perché non c'erano più treni e macchine di ritorno, questi qua ubriachi. Dice vieni free, life free, dormi con noi. Io mi sono un po' impaurito, mi sono fatto aprire una stazione, dalla stazione il treno, ho dormito nella notte del treno e quindi sono tornato distrutto il lunedì. Questo è un altro episodio. Con Insegna, ecco, le partite fatte con i personaggi famosi, questi qua cercavano soprattutto con i ragazzi di metterli in difficoltà grazie alla loro carriera fatta, alla loro personalità. E un giorno a Mantova in C1 mandai fuori a Boninsegna, che sono qua si incavolò, e mi venne a dire, andrai a Marsala a dire che hai allontanato il grande Bonimba. Io ho detto, guardi, se proprio me lo chiede, io quando scenderò dall'aereo la prima cosa che farò è che l'ho allontanata dal campo. Poi lui ha un po' esagerato, poi sono messe delle persone in mezzo, abbiamo chiarito, insomma ci siamo stretti la mano con Bonimba, la cosa è finita lì, Mantova ha pareggiato, e quindi un altro episodio particolare. Protti, Policano, grandi calciatori che purtroppo da volta però non sanno l'italiano, perché io mi sono trovato anche con loro nei momenti in cui volevo un po' drammatizzare situazioni di gara a dargli del cotropico e del cacheo. Non esistono queste parole, giusto? E io glielo dicevo e loro mi dicevano, ci scusi, guardi, non lo facciamo più, se sono un po' tropico mi tiro fuori. Allora io dicevo, guardi, giochi, pensi a giocare, alla fine venivano questi qua e mi dicevano, ma cotropico, cacchè, non si preoccupi, se lo vado a cercare. Quindi questo per far capire anche che sono dei calciatori, però parecchi di questi non hanno quell'intelligenza che magari noi pensiamo abbiano, quindi sono portati a giocare a calcio, però magari, e parecchi di questi purtroppo non hanno proprio la padronanza del linguaggio e dell'italiano. Pierluigi Collina che designa gli arbitri in UEFA,
mi sono trovato con Nicola Rizzoli a fare diverse gare, Nicola è l'arbitro della finale ultima ai mondiali, mi sono ritrovato con tutti gli arbitri che ognuno di loro mi ha trasmesso qualcosa, ma non in campo, perché le partite ce le siamo dimenticate, fuori dal campo, perché ognuno di loro per osmosi ha trasmesso qualcosa di concreto che ha strutturato anche il mio percorso, perché siamo in continuo cammino. Alcune gare fatte in C. Allora cosa voglio dire? Che noi dobbiamo sognare, dobbiamo al di là dell'età, dell'aspetto anagrafico, pensare che tutti possiamo arrivare a raggiungere qualcosa e se poi, se abbiamo l'età un po' più avanzata, chi se ne frega, se abbiamo anche qualche anno in più o magari tutti i sogni non l'abbiamo raggiunto, chi se ne frega, l'importante è che i nostri sogni, se non li possiamo raggiungere noi, quantomeno li facciamo camminare sulle gambe dei ragazzi. Grazie e buonasera. Bravo. No, fa dentro qua sui tavolini.